Buongiorno, in questa puntata del Focus Torino sono con Guglielmo Giordanengo, socio fondatore dello studio Giordanengo. Buongiorno e grazie per essere qui con noi. Buongiorno a lei. Avvocato, quando e dove è nato lo studio Giordanengo? Lo studio Giordanengo è nato a Torino nel 2000 da una costola dello studio Zaccone e i soci fondatori sono stati, oltre a me, ovviamente mio padre, che all'epoca era assolutamente il personaggio centrale dello studio, e poi tutti coloro che ancora oggi fanno parte della struttura, vale a dire l'avvocato Calleri, che in questo momento è il mio socio, l'avvocato Anglesio, che in questo momento è off counsel dello studio, e l'avvocato Stefano Valentini, ai quali si è aggiunto attorno al 2010 l'avvocato Matteo Letorio. Qual è la mission dello studio? È uno studio che si occupa di diritto penale societario e quindi sostanzialmente tutto ciò che riguarda la consulenza e i processi relativi alle aziende, quindi fondamentalmente diritto penale, ovviamente penale fiscale, ambientale, salute e sicurezza sul lavoro, tutto ciò che riguarda gli abusi di mercato, reati tipici di diritto penale commerciale come le tematiche bilancistiche, e poi facciamo anche molta consulenza in materia 231. Quali sono i fattori distintivi dello studio rispetto ai concorrenti? È una boutique. Lo studio è e desidera rimanere una boutique. È quindi uno studio che, pur essendo composto da più professionisti, mantiene comunque una dimensione assolutamente ridotta e così come è assolutamente molto focalizzata la materia della quale ci occupiamo. Dove ha sede lo studio? Lo studio ha sede a Torino, in via Ettore de Sonnaz 11, e poi abbiamo una sede secondaria in Roma, in via Maria Adelaide, che è dietro Piazza del Popolo. Qual è il rapporto tra gli uffici delle diverse città? Lo studio principale è quello di Torino, nel senso che è lo studio dove stiamo di solito, dove i professionisti svolgono la maggior parte della loro attività. Lo studio di Roma e direi una vetrina, c'è una segreteria e lo studio che usiamo come appoggio per i processi a Roma, per i processi in Cassazione, quando evidentemente dobbiamo fare delle riunioni o dei meeting con i clienti che si trovano o a Roma o nel Lazio o comunque diciamo nel Sud Italia e quindi ci possono raggiungere più comodamente a Roma. Quali sono le vostre specialità? Come ho detto prima, ci occupiamo fondamentalmente di diritto penale commerciale, diritto penale aziendale, quindi tutto ciò che riguarda la consulenza delle aziende in materia penale. Lo studio ha dei piani di espansione in termini di practice? No, è proprio in base al ragionamento che le ho fatto prima. Siamo una boutique che vuole mantenere un'iperspecializzazione nella materia che fa e quindi no, non c'è nessuna volontà da parte nostra di espanderci verso altre practice. Quanti professionisti avete e quali sono i loro ruoli? Siamo in 5, direi fondamentalmente tutti intercambiabili e quindi direi che fondamentalmente non ci sono dei ruoli specifici nell'ambito dello studio a livello di materia trattata. Ciascuno si occupa di tutto quello a 360 gradi che riguarda la consulenza in materia aziendale. E quindi direi che fondamentalmente non mi sentirei di fare particolari distinzioni tra i professionisti dello studio. Pensate di inserire nuovi professionisti quest'anno? Quest'anno non penso, nel senso che siamo una squadra estremamente affiatata, ribadisco, siamo tutti insieme da ormai 24 anni, quasi 25, l'avvocato Letorio si è aggiunto circa 15 anni fa. La squadra in questo momento è quella, è una squadra che funziona molto ben oliata, poi ovviamente in futuro faremo tutte le valutazioni del caso, ma direi che nell'arco dell'anno lo escluderei. Avete intenzione di aprire nuovi uffici in Italia o nel mondo? No, in questo momento no, in questo momento no. E lavorate con studi di altre regioni? Assolutamente sì, direi che le nostre collaborazioni con gli studi delle altre regioni è una collaborazione assolutamente proficua. Noi a livello di attività di consulenza, ma anche a livello processuale,
lavoriamo su tutto il territorio nazionale e devo dire che abbiamo rapporti molto stretti con studi, devo dire, più o meno in tutte le principali sedi di tribunale del territorio nazionale, tantissimo con Milano naturalmente, ma devo dire che ecco, in realtà abbiamo rapporti di assoluta amicizia, stima e collaborazione con numerosissimi studi in tutta Italia. C'è qualche insegna specifica con cui collaborate in modo più assiduo? Allora, devo dire, certamente per quanto riguarda Milano, l'avvocato Alleva e l'avvocato San Giorgio, con i quali ho un rapporto di fraterna amicizia. Per quanto riguarda Roma, lo studio Severino e lo studio Vassalli Olivo, in particolare l'avvocato Nicola Apa per quanto riguarda lo studio Vassalli Olivo e l'avvocato Bellacosa per quanto riguarda lo studio Severino, con cui di nuovo ho un rapporto di grandissima amicizia, ma questi davvero sono solo i principali e nelle due città principali, perché sono numerosissimi gli studi in tutta Italia con i quali lavoriamo, direi, costantemente. Quali sono stati i principali mandati dello studio negli ultimi 5 anni? Fortunatamente sono stati anni molto molto intensi, mi limito ad indicarne davvero pochi. Uno molto importante è stato il processo Monte dei Paschi, nell'ambito dei quali quello per falso in bilancio ed aggiotaggio a Milano, che si è concluso proprio l'anno scorso con una definitiva assoluzione in Cassazione. Lì difendevo il CEO di Nomura, la banca internazionale che aveva concluso questa operazione finanziaria con MPS che era oggetto del procedimento. Ma noi per esempio seguiamo anche ormai da moltissimi anni tutti i processi di amianto di Fincantieri, quindi si tratta di processi che si svolgono fondamentalmente tra Gorizia, il primo grado, Trieste, Corte d'Appello, Palermo per quanto riguarda i cantieri di Palermo, e ci occupiamo quindi della difesa dei dirigenti che sono imputati per quanto riguarda le tematiche relative all'amianto. Sempre su amianto il processo Olivetti, sempre in tema bancario il processo per, ahimè, il fallimento di Banca Etruria. Questo per dire solo alcuni, ma fortunatamente l'elenco è decisamente più lungo. Chi sono i vostri principali clienti? Società, sono fondamentalmente banche e società, e quindi ho già nominato Fincantieri, ho già detto il processo MPS, certamente su Torino un cliente molto importante Reale Mutua, io ho l'onore di essere anche in consiglio di amministrazione di Banca Reale, che è la banca del gruppo, così come sono in consiglio di amministrazione della Fondazione Piemontese Oncologica, quindi l'ospedale di Candiolo. Dopodiché ho numerosi ruoli di organismo di vigilanza, qua per dire GEDI, CNH Industrial, Petronas, ma ne nomino solo alcuni, ecco. Ringraziamo l'avvocato Guglielmo Giordanengo, socio fondatore dello studio Giordanengo. Arrivederci.